Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parleremo del servizio che è andato in onda qualche giorno fa sulle Iene, servizio sul nostro mondo, il bodybuilding. Il servizio si chiama Natural Odopati. È praticamente ciò che anche io discuto ben volentieri qui su YouTube. Allora, non ho preso il servizio completo, ho tagliato le ispezioni che a me interessavano maggiormente. Tra l'altro ho anche censurato il video cambiando leggermente la voce, se no me lo demonetizzavano. Faccio questo video anche perché hanno utilizzato uno dei miei spezzoni e volevo ovviamente fare una reazione insieme a voi di questo servizio. Guardiamolo. Molti di loro si definiscono natural, cioè non si dopano, ma sono tanti gli esperti del settore che li attaccano. 3 anni sei passato da 59 a 88 kg. Io, se dovessi scommettere la mia vita, per me tu non sei natural. E noi da Mattia e da altri fenomeni natural siamo andati proprio per testare la loro naturalezza. E se noi avessimo questa? Premetto che gli altri due non li conosco. Ovviamente conosco Mattia, feci un video su di lui 10 mesi fa sul mio canale YouTube. Mattia, un saluto. Io e Mattia, ragazzi, siamo in ottimi rapporti. Allora, la mia opinione per quanto riguarda Mattia è cambiata dopo aver visto questo servizio? Assolutamente no, ragazzi. Io comunque qui su YouTube resterò sempre sincero e dirò sempre ciò che penso. Quello che ho detto su Mattia 10 mesi fa non cambia. Per me Mattia ha fatto utilizzo e fa tuttora utilizzo di prodotti. Mattia, non te la prendere, come ti ho già detto, ok? Qui esprimo semplicemente la mia opinione personale. Tra l'altro mi posso sbagliare, d'accordo? Io però, quando dico queste cose qui, mi baso non solo sulla trasformazione che tu hai avuto, non solo alle masse muscolari che tu hai acquisito, ma bensì di quello che tu mi hai detto, che hai preso 30 kg in 2 anni e mezzo, ma non 30 kg. Così, quelli erano 30 kg di massa muscolare, la tua composizione corporea è addirittura migliorata, ok? Prendilo come un grandissimo complimento se tu sei natural realmente, ok? Ma per me non lo sei. Io mi sono basato su queste statistiche mi fanno dire che per me Mattia non è natural, d'accordo? E molti ragazzi mi scrivono: Flavio, anche io ho preso 30 kg in 2 anni, ok? Vado a vedere la sua foto e vedo che 20 kg sono di grasso e 10 di muscolo, a differenza di Mattia, che sono 30 solo di massa muscolare. Faranno il test partecipare a Mister Olimpia, non ci sono controlli antidoping. Voglio mettere i puntini sulle i qua. Non è solamente il Mister Olimpia che ci sono test antidoping, ma proprio in tutta la federazione che ti porta lì sopra non ci sono test antidoping. E voglio precisare questa cosa. Non solo, questo è per i neofiti che non, cioè che non fanno molto parte del mondo del bodybuilding, perché quando si parla di Mister Olimpia loro hanno l'immagine solamente di questi enormi ragazzi, dal men's physique alla bikini, tutti quanti si fanno gli steroidi, ve lo posso garantire. Per gareggiare a Mister Olimpia, uno ci può arrivare senza doparsi? Mister Olimpia attualmente non è possibile arrivare in maniera naturale. Ma non solo in quello attuale, già dai tempi di Arnold fino ad oggi è letteralmente impossibile arrivare a Mister Olimpia o addirittura gareggiare in una federazione come l'IFBB. Parlo del circuito professionista. È impossibile, impossibile. Io arrivo al compromesso di dire: per arrivare là voglio fare questo, ma l'importante è che lo faccia sempre in maniera consapevole, sapendo che sta facendo qualcosa che non usa la salute. Esatto, qualcosa che per la loro salute è veramente rischioso, ma che hanno scelto comunque di fare. Andrea però ci tiene a precisare una cosa. Ragazzi, non è che chi fa bodybuilding per forza e si dopa per forza utilizza farmaci, anzi è una piccolissima percentuale che è la parte più estrema, ma il 99,9% delle persone che fanno bodybuilding lo fa in maniera completamente naturale. Andrea, per favore, non dire idiozie. Parliamo semplicemente del classico frequentatore di palestra. Io oggigiorno posso entrare in qualsiasi palestra e una buona percentuale, non dico percentuali allucinanti, ma una piccola buona percentuale fa utilizzo di steroidi. Non prendiamoci per il culo, ok? Tanto che esiste il natural bodybuilding. Per partecipare, appunto, non si deve fare uso di sostanze anabolizzanti. E a chi gareggia vengono fatti i controlli antidoping. Io rispetto tantissimo le persone che gareggiano in federazioni natural e sono realmente natural, ma purtroppo c'è sempre quel maledetto furbacchiotto di turno che si fa di steroidi, finge
fino a 1-2 mesi prima, poi stacca, passa gli stupidissimi test dell'urina, perché non ci vuole assolutamente un cazzo per passare un test dell'urina, e vincono le gare contro persone che sono realmente natural, e questa cosa mi manda in bestia. Ma purtroppo si saranno sempre i furbetti. Questa nuova frontiera del bodybuilding ha preso piede soprattutto tra i più giovani. I fisici natural alcuni sono veramente eccezionali. E hai addirittura il dubbio di dire, ma sarà veramente natural o no? Ecco, oggi lo scopriremo. Siamo andati da Mattia Cadino, Luca Mastro e Mattia Streparola per rispondere a chi sui social li accusa di essere dopati. Da quanti anni è che ti alleni? Questo è il quinto anno. Mi aveva costretto mia madre quando avevo 15-16 anni, perché era un periodo che non facevo più nulla, quindi mia madre proprio ci teneva che io facessi un po' di movimento. Con questo movimento in 5 anni è passato da così a così. Siccome noi siamo le Iene, vogliamo togliere ogni dubbio a chiunque. Tu sai che c'è un test antidoping in Svizzera che può riportare indietro nelle analisi fino a 3 anni? Ragazzi, per favore, mi dovete correggere nei commenti, aiutatemi voi per favore, mandatemi un link di questo test antidoping delle urine che ci possa portare indietro fino a 3 anni. Io non ne ho mai sentito parlare, ok? Sarò sicuramente io ignorante, però ecco, se avete un link o qualcosa, io sono molto contento di leggere, mandatemelo pure. So con certezza che un test delle urine per l'antidoping è facilissimo passarlo. Se fai utilizzo, ecco, di pasticche, come la maggior parte degli steroidi in pasticche, ci bastano 2 settimane per toglierseli dal sistema, dal test antidoping delle urine, quindi lo passi proprio ad occhi chiusi. Per quanto riguarda gli iniettabili, invece ci vogliono 30 giorni, la maggior parte degli iniettabili, non tutti. E ci sono addirittura alcune molecole che non vengono assolutamente rilevate in questi stupidissimi test. Adesso vi dico una cosa. Tutti e 3 questi ragazzi, non ho neanche bisogno di vedere la parte 2 delle Iene dove mostreranno se siano positivi o negativi, già posso giocarmi le chiavi di casa che passeranno tutti il test. A parte questi ragazzi sono stati chiamati 2-3 settimane prima, ok? E ragazzi, come ho detto, non ci vuole niente prepararsi per poter passare uno stupidissimo test antidoping. Poi non parliamo neanche di quanti SARMs non sono neanche rilevabili in questi test antidoping, la maggior parte di influencer ne fa utilizzo, quindi l'intervista è stata sì una bella iniziativa, ma questo test antidoping non vuol dire assolutamente niente. Io ripeto, la mia opinione solamente su uno dei 3 non cambia. Ragazzi, io sono molto curioso di leggere anche i vostri commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, lo apprezzo tantissimo. Io ti invito anche ad iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Attiva la campanella in modo tale da ricevere una notifica non appena pubblico un video. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ragazzi, io vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti. Ciao!